Come ripulire gli organi con tecniche naturali? Un martedì in solitaria, oggi mi trovate qui solo. E ok, qualche secondo ancora, intanto aspettiamo le prime connessioni. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Buonasera Manuela, salutateci, sei la prima, questa sera. Salutatemi, questa sera sono solo soletto, quindi tenetemi compagnia. Buonasera Sabrina. Vediamo, vediamo, vediamo chi si connette in questo momento. Giovanni, eccoti qua, benvenuto. Benvenuto Giovanni. Allora, Clara, eccoti qua. Clara, c'eri anche questa mattina. Questa mattina abbiamo parlato di un discorso molto interessante dell'acido alfa-lipoico. Manuela, hai vinto una consulenza gratuita. Cosa ne pensi? Anzi, vediamo un po', indovinate. Ciao Paola, indovinate oggi la mia tisana, che cosa? La tisana del martedì delle 6:30, che cosa contiene? Vi dico subito che oggi l'ho dolcificata. Oggi non l'ho dolcificata con i dolcificanti, mai assunto uno. Ciao Simona, ciao Michela. Ciao Clara, quando puoi, certamente l'alternativa è ricordatevi sempre che le nostre live rimangono sempre collegate qua, ok? Rimangono sempre in collegamento, cioè scusate, registrate. Quindi, allora, eccoci qua, vediamo le prime connessioni, piano piano ci arriviamo con le connessioni. Sì, effettivamente non vale perché Manuela già fa il nostro cammino con noi e segue i nostri protocolli, tra l'altro con ottimi, ottimi risultati. Allora, aspettiamo ancora un minuto. In questo minuto vi preannuncio, vi faccio un attimo un quadro generale delle prossime live. Allora, come avete potuto notare da qualche tempo sulla pagina, zenzero, limone, cannella. Clara, non è zenzero, limone, cannella, bensì si parla di tarassaco. Si parla di senna e si parla anche di altri due composti molto interessanti per l'azione depurativa. Non che io ne abbia bisogno oggi, però mi andava di berla perché effettivamente ultimamente il palato mi si è abituato al gusto amaro. Consumo anche parecchie verdure amare che mi stanno dando piacere, un grande piacere all'intestino, non che ne abbia bisogno un intestino abbastanza in ordine, ma devo dire che cardomariano, bravissima Sabrina, c'è anche il cardomariano e l'altra sostanza che vi è all'interno, sinceramente non so dirvi, obiettivamente non mi ricordo qual è, poi ve la dirò magari verso la fine, no? della giornata. Allora, lasciateci un like, adesso tutti voi connessi, lasciateci un like, grazie per i commenti, grazie per i saluti, a chi va, come sempre, fate una condivisione, condividete in un gruppo, magari un gruppo che parla di alimentazione anti-aging, magari un gruppo che parla di biohacking, che è un gruppo che parla di qualcosa inerente a quello che è la longevità, perché quello che ci interessa poi in queste live è divulgare tutto quello che è l'aspetto legato alla rimanere giovani e in forma. Allora, uscirà, vi stavo dicendo, vi stavo raccontando un po' di quelli che saranno i prossimi appuntamenti. Uscirà in settimana un altro articolo sul nostro blog, questa volta scritto da me, sulla ritenzione idrica, ovvero come combattere la ritenzione idrica superati i 40 anni. Faccio un quadro generale nell'articolo e vi do qualche spunto per riuscire a ridurla in maniera naturale. Naturale, tecniche naturali che vedremo questa sera, che vi illustrerò, tecniche semplicissime che potete fare a casa con sostanze comunissime, quindi non dovete andare a prendere delle cose, diciamo, disumane. Io vi faccio un quadro generale di quelli che sono gli organi e un quadro generale rivolto a le tecniche più comuni. Poi, se avete necessità di approfondire questa cosa, diciamo che queste sono tecniche che utilizziamo anche nei nostri protocolli ove ve ne sia un bisogno. Per esempio, le tecniche di chelazione dei metalli pesanti, quindi che vanno ad eliminare i metalli pesanti. Io 3-4 volte all'anno personalmente le faccio con ottimi risultati e vedremo tutto dopo. Comunque,
Continuando con i nostri discorsi, grazie per essere qua questa sera, grazie per esservi collegati. Buon pomeriggio, Rita, direi ormai buonasera, perché ormai tra poco siamo all'ora di cena. Non è ancora ora di cena, è ora della nostra live del martedì. Allora, un aspetto interessante che volevo approfondire è prima innanzitutto chiedervi se mi sentite molto bene. Scrivetemelo nei commenti, perché ho avuto dei problemi al microfono questa mattina e non vorrei che mi sentiate un po' basso. Ciao Giuseppina, benvenuta. Altra cosa, la mattina siamo partiti con questo format dove prendiamo uno studio a caso e lo analizziamo. 10 minuti, un quarto d'ora, giusto per darci il buongiorno. Se vi va, collegatevi la mattina attorno alle 9, 8:30, dipende dall'orario, dipende dalle consulenze che ho, e analizziamo ogni mattina uno studio diverso. Per esempio, è bene meglio di stamattina. Ah, ok. Sì, questa mattina è stato interessante, abbiamo trattato l'acido alfa-lipoico. Eccoti qua Giovanni, sì, va bene, meglio, bene, meglio di stamattina. Abbiamo trattato l'acido alfa-lipoico e i suoi benefici. Domani mattina vediamo. Ne abbiamo fatta una molto interessante sull'acqua alcalina e l'acqua ionizzata 2 giorni fa. E ogni mattina, come vedete, trattiamo un discorso diverso legato ovviamente all'esercizio fisico, perché mi piace proprio parlare con gli studi alla mano, perché poi sono quelli che contano. Okay? Se dovete, diciamo, andare a prendere qualcosa sul web, vabbè, innanzitutto imparate l'inglese, perché su PubMed è tutto in inglese. E il sito si chiama pubmed.com. E su quel sito andate a prendere tutti gli studi che escono anche giornalmente e trovate tutti gli studi addietro. Ve li studiate bene, imparate a studiare. Diciamo che se non avete fatto sperimentazione clinica, questo esame all'università vi risulta un po' più difficile. Io stamattina ho spiegato a grandi linee, per esempio, la differenza tra una meta-analisi e uno studio singolo, uno studio randomizzato, eccetera, eccetera. Però diciamo che lì sopra trovate tutto ciò che scientificamente è provato. È chiaro che uno studio con 10 su 10 soggetti o 10 individui sarà diverso rispetto a quello dove abbiamo, mi sembra che venerdì abbiamo trattato un argomento molto interessante, ovvero il fatto che l'esercizio fisico e quindi e di contro l'inattività fisica è il fattore di rischio numero uno rispetto all'insorgenza del Covid. E quindi sì, Rita, vai a vederti. Rita scrive: quale acqua bere? Vai a vederti magari la diretta che abbiamo fatto l'altro giorno. E ti dico anche che poi l'acqua tendenzialmente che andiamo a bere va anche messa in relazione a quelle che sono le proprie esigenze. Per esempio, persone che hanno carenza di calcio, un'acqua con un calcio elevato potrebbe essere una buona soluzione. Vi stavo dicendo anche un'altra cosa interessante di questo studio molto bello sul Covid, che dove è venuto fuori che l'inattività, quindi la sedentarietà, risulta essere il primo elemento, cioè l'elemento in testa a tutto, che induce, ovviamente con tutto quello che ne consegue, il sovrappeso, l'infiammazione, è diciamo il fattore primario di insorgenza del Covid, cioè il fattore che aiuta. Che favorisce diciamo, il decorso della malattia stessa. Quindi, che cosa ne deduciamo? Che l'esercizio fisico supera addirittura, per esempio, le malattie cardiovascolari. In una persona che soffre che ha problemi cardiaci, ha sicuramente a questo studio ha preso 50.000 individui, non ne ha presi 10, ha preso 50.000 individui negli Stati Uniti e ha visto che c'erano i vari malati di altre patologie. Le persone inattive erano le persone che più si ammalavano di Covid. Quindi questa è già una notizia che è stato uno studio molto interessante. L'abbiamo trattato il venerdì. Basta che scendete sulla pagina e andate a ricercare in tutto. Allora, continuo nel mio sorso alla tisana che vi ho detto essere oggi una tisana prettamente depurativa. Però ci ho aggiunto il miele. Vi stavo dicendo che non ho mai utilizzato nella mia vita i dolcificanti, magari facciamo anche una puntata sui dolcificanti. Vi ho promesso anche una puntata sull'acqua l'altro giorno. Piano piano arriveranno tutte. A fine mese avremo qua il ritorno di Francesco Garritano che presenterà il suo libro interessante, SOS Immunitario, SOS Sistema Immunitario.
con il dottor Marco Lombardi, il dottor Paolo Conforti, che già conoscete. Poi ci sarà all'inizio ci sarà un giugno molto caldo, perché avremo qua, direttamente dalla pagina del metodo Apollo, avremo la Federica Cavallini, la dottoressa che si occupa, direi, proprio la numero uno che per quanto riguarda la psoriasi in Italia. Ok? Veramente, ne sono molto felice di questo. Oltre a lei avremo l'8, quindi martedì 8, segnatevi questa diretta molto interessante. Avrò il piacere di ospitare due grandi amici che sono già stati sulla pagina, dove ci siamo divertiti molto, abbiamo parlato di vitamina D, abbiamo parlato di tante cose legate al sistema immunitario. Questa volta parleremo della pancia, o meglio, la live si intitolerà Ascolta la tua pancia. E avrò l'onore di nuovo di avere qua sulla pagina il dottor Gabriele Prinzi con la dottoressa Livia Emma, che poi sono ovviamente gli autori di quel libro che è in testa ad Amazon in questo momento, quindi veramente sono molto felice. Se volete qualche altro ospite interessante, sempre inerente alla medicina anti-aging, inerente a tutto quello che fa parte della medicina di segnale, tutto quello che fa parte dell'approccio funzionale, che vede il soggetto in mezzo, che non cura i sintomi, ma cura la sorgente del problema, scrivetemelo pure nei commenti e può essere una buona proposta. Poi facciamo una proposta di averlo qua nel nostro salotto del martedì. Allora, iniziamo. Se ci siete, va un colpo, ditemi di sì nei commenti e io inizio. Tra l'altro, preparando anche delle slide che potrebbero interessarvi, e potrebbero essere interessanti per rendere, diciamo, l'oretta un po' più piacevole. David Mariani, Sabrina, interessante anche la tua proposta. Magari chiedo anche a Raffaele, che è già stato qua con noi. Ciao Loreta, che è stato già qua con noi più volte. Chiedo a lui magari di fare una puntata 3 con David, grande, grandissimo motivatore. Devo dire che per me è un'altra cosa. Allora, partiamo, cosa dite? Allora, share, vediamo se riesco a sharerare. Allora, faccio questa cosa, opla, share screen, finestra, ecco qua. Allora, condividi. Oh, come ripulire gli organi? Allora, devo solo capire come andare in presentazione in toto. Quindi, datemi solo qualche secondo e ci arrivo, Allora, ok, io sparisco definitivamente. Ma appare, dovrebbe appare, di, apparire di punto in bianco la schermata totale. Vediamo, presentazione, l'ho fatto proprio con Canva, neanche con PowerPoint, quindi, però diciamo che, ok, non ancora, ok, perfetto. Devo solo un attimino far sparire i titoli, vediamo se riesco, se ce la faccio, vediamo, io e la tecnologia siamo abbastanza nemici a volte. Allora, presentazione dovrebbe apparire, elimino qua, ok, vediamo se torna indietro. Ok, come ripulire gli organi con tecniche naturali. Io però vorrei togliere tutti i titoli, lasciare soltanto sotto, quindi questa sera non ho ospiti, me la prendo con calma con voi, perché so che siamo tutti una grande famiglia, quindi tolgo questo, ok, ci siamo. Sembro veramente, ditelo pure che sembro veramente impedito con queste cose. Ok, allora, come pulire gli organi? Dovremmo esserci. Allora, uscirà poi un altro articolo prossimamente sulla stessa cosa, la riaffronteremo e realizzerò un articolo sui singoli organi. Questa sera andremo a vedere, faremo una carrellata di tutti, diciamo, gli organi, quelli vitali e quelli che ci permettono effettivamente di depurare l'organismo. Quindi un occhio di riguardo agli organi motori principali, fegato e reni, poi andremo anche all'intestino e anche parleremo poi dell'apparato tegumentario, ovvero la pelle, per finire poi col circolo linfatico. Allora, volevo iniziare questa live dicendo come prima cosa e soffermandomi su un aspetto fondamentale. Allora, il nostro corpo si autodepura, quindi in realtà
Noi siamo una macchina perfetta, quindi non c'è da stare tanto a dire esiste una tecnica che ci aiuta. Buonasera Giovanni, che ci aiuta a depurare piuttosto che un'altra. Quelle sicuramente ci possono dare una mano. Buonasera anche a Marco, ci possono dare una mano importante, di questo sicuramente, ma il nostro corpo è tarato per funzionare da solo ed è tarato anche per detossificarsi, per detossificarsi da solo. A volte mi si viene chiesto qual è la miglior cosa che posso fare per detossificarmi. L'arma numero uno, e questo non è che voglio sempre spingere e parlare di quello, ma è così, l'arma numero uno che abbiamo in mano per detossificarci. So che tanti di voi stanno pensando a quello, ma non è quello, non è il digiuno, bensì l'esercizio fisico. L'esercizio fisico è, diciamo, l'arma più grande che abbiamo per detossificarci. Se parliamo, per esempio, del fegato, nel fegato esistono delle sostanze naturali che vengono prodotte anche in relazione poi a quello che accade all'interno del nostro corpo. Ne abbiamo parlato mille volte, gli agenti ossidanti, che sono quelli che invecchiano le nostre cellule, invecchiano i nostri organi, tutti i vari tessuti. Ma esistono anche degli agenti antiossidanti, i famosi antiossidanti che leggete, che bisogna prendere per evitare di invecchiare. In realtà il nostro corpo li produce, li autoproduce, soprattutto se dopo l'esercizio fisico il nostro corpo reagisce in modo positivo con lo stimolo ormetico, ovvero l'esercizio fisico ben dosato va ad essere l'arma numero uno per stimolare questo processo che si chiama processo ormetico, dove il nostro corpo produce delle sostanze che vanno in realtà a fungere da antiossidanti. È proprio qui che voglio dire di stare attenti a non esagerare con le sostanze esogene, quindi con gli integratori antiossidanti, perché il corpo deve sviluppare gli agenti antiossidanti endogeni, ok? Quando parlo di endogeno parlo poi di qualcosa all'interno del corpo. Allora, partiamo. Questa è la mia classica slide che racconta qualcosa di me, l'avete vista altre volte. Io faccio finta di essere un professionista, in realtà non lo sono, non scherzo. Questa è la prima immagine con la quale voglio partire. Intanto faccio un sorso di tisana. Quelle che vedete, ho voluto raccoglierle in una slide, in sostanza sono tutto ciò che va ad inquinarci, tutto ciò che va ad alzare la quantità di metaboliti e di scorie all'interno del nostro corpo. In alto a sinistra vediamo uno degli elementi che ha, diciamo, rovinato maggiormente la terra nella quale viviamo, che sono ovviamente gli inquinanti atmosferici. E siamo stati proprio noi, questa immagine famosissima che gira sul web, ho voluto iniziare con quella per farvi capire come in realtà la detossificazione la si fa da qualcosa che noi stessi abbiamo creato. E questo è abbastanza ridicolo da una parte, ma è abbastanza, credo, chiaro. E a volte si fa un po' finta di non vedere o finta di non capire. Marco ci chiede: quindi assumere troppi antiossidanti riduce la capacità di autoprodurli? Esattamente. Cioè, per intenderci, l'esercizio fisico ha uno stimolo ormetico in questo senso, cioè aiuta il corpo a produrre o sostanze di antiossidanti. Se io ne metto troppi dall'esterno, oppure non rendo la cosa ciclica, perché non è che non puoi prendere vitamina C, vitamina E, vitamina A, ma le puoi anche assumere dall'esterno. Il concetto che assunte sempre e non in modo ciclico potrebbero creare uno sbilancio dello stress ossidativo al contrario. Esiste un test che costa anche parecchio per vedere quanto siamo ossidanti, quanto il nostro stress ossidativo viaggia all'interno del nostro corpo. Però, in linea generale, diciamo che ricordatevi sempre che l'equilibrio è la miglior cosa. Buonasera anche a Mimosa che è arrivata, continuo a bermi un pochino della mia tisana. Chiaramente, come vedete, un'altra immagine che mi piace molto di questa slide che vi ho portato qua.
la signora in basso a destra, la ragazza in basso a destra, che ci mostra come si sta mangiando avidamente quel panino. Se fate caso a questa slide, che mi piace molto, e vi dico la verità, è una slide che avevo fatto per un webinar di tempo fa, non una diretta Facebook, un webinar privato di tempo fa dove sono stato invitato e avevo parlato di anti-aging. E l'ho ripresa perché secondo me è bellissima ed è tutto estremamente collegato. Tutto questo stress e questi agenti inquinanti non sono delle immagini buttate lì, ma sono l'una collegata all'altra. Nella maggior parte dei casi è l'eccessivo stress che induce il nostro corpo a livello di neurotrasmettitori, a livello ipotalamico, a scegliere dei cibi come questi, no? A dei cibi che ci saziano questa voglia improvvisa di salato piuttosto che di dolce. Ecco, il tè cuccica per accompagnare. Guarda, il tè che ho adesso, praticamente sto bevendo un detossificante, cardomarano, eccetera, eccetera. Tutto questo poi, vedete, provoca, perché se voi prendete questa slide, la prendete in alto a sinistra e prendete tutto quell'inquinamento che potete vedere a sinistra, a destra si collega perché l'inquinamento è anche acustico, che aumenta il nostro stress, e quindi scendo in basso, stress che diventa, per come lo intendiamo noi, stress mentale che va a sfogarsi tante volte su delle abbuffate, no? Queste abbuffate che poi, se continuate sull'immagine a sinistra, ci portano alla depressione, è inevitabile. Abbiamo parlato di depressione mille volte parlando di intestino disbiotico. Potremmo parlare anche di emozioni negative successive a sensi di colpa dovuti a fagocitare. Fagocitare, io parlo di fagocitare quando parlo di un modo di mangiare che non è poi così tanto equilibrato. E poi c'è questa immagine con la mascherina che si commenta da sola. Allora, iniziamo e volevo iniziare a parlare dell'eliminazione dei metalli pesanti. Voi sapete bene cosa sono, io nella slide. Cioè, o meglio, voi lo sapete, io presumo che lo sappiate che cosa sono. Però qua partiamo dal termine, che cosa sono i metalli pesanti? Allora, i metalli pesanti, il termine metallo pesante si riferisce a tutti gli elementi chimici metallici che hanno una densità relativamente alta e sono tossici in basse concentrazioni. Quindi, vi ho riportato qua sotto degli esempi classici. Il mercurio. Il cadmio, in realtà abbiamo anche necessità di cadmio, il problema è il troppo. L'arsenico, il cromo, il piombo, per esempio anche il cromo stesso, sul cromo, cioè, ci sono queste due sostanze, cromo e cadmio, che assunte in piccole quantità ha senso, ma assunte poi con grandi quantità e soprattutto non a volontà nostra, vanno a essere degli elementi particolarmente inficianti su poi la sintomatologia classica che abbiamo, da per esempio l'astenia, dalla spossatezza, la mattina mi sveglio stanca, non riesco ad avere una regolarità quando vado in bagno, tante cose, tanti piccoli sintomi che arrivano poi a essere riassunti come fatto anche, dice anche una bella cosa Marco, dopo ve la leggo. Tanti sintomi che sono silenti, sono quei sintomi dove mi trascino, vado avanti comunque, ma li ho, mal di testa, eccetera, eccetera. Marco dice anche le creme introducono veleni nel sangue. Esattamente. Adesso io, guardate, vi faccio anche il nome di una marca, stupidamente. Per esempio la Nivea. Voi prendete la classica Nivea. Quella da 2,50 euro blu, no? Nel classico barattolone. Ecco, quello è petrolio, in sostanza, ok? Però adesso non vi voglio spaventare, ma vi dico che questi metalli pesanti, come facciamo a ingerirli la maggior parte delle volte? Vediamo se provate a scrivere anche nei commenti, vediamo se ci arrivate e se lo sapete. Da dove entrano fondamentalmente? A prescindere dal sistema respiratorio, ovviamente da dove entrano? Entrano dalla bocca. E come ci entrano? Mediante il cibo. Ma quale cibo? Ecco, io prendevo il sole con la Nivea.
Vabbè, a prescindere, no? Dalla pelle sì, ma peggio ancora dal naso, ma peggio ancora dalla bocca, come attraverso il cibo. Purtroppo questa è la realtà. Purtroppo andare a mangiare del cibo per esempio, animali che vivono in ambienti inquinati ed è sulle tavole di tutti i giorni, abbiamo queste cose. Bravissimo, Riccardo. Pesci grandi. Ma a prescindere dai pesci grandi, Riccardo, anche dove questi pesci crescono? Tutti abbiamo usato la nivea da tanto tempo, è vero, fondamentalmente la nivea l'abbiamo usata tutti. Però non è tanto la quantità che viene la nivea di metallo pesante, ma la quantità che durante il giorno continuiamo ad introdurre. C'è stato uno studio molto interessante, che so che vi farà accapponare la pelle, che parla di che cosa? Che vi racconta, che dice che noi nel giro di una settimana, generalmente, con tutte l'acqua tra l'acqua che beviamo nella bottiglia di plastica e tutto il resto, introduciamo il quantitativo parificato a una carta di credito. Quindi tutte queste piccole sostanze che inseriamo nel nostro corpo vanno poi a essere tossiche. Vedete, sono tossiche in basse concentrazioni, in più sommate l'una alle altre. Abbiamo fatto anche una puntata parlando della carne, se vi ricordate, no? Come questi animali magari vengono trattati, vengono cresciuti. Per non parlare degli antibiotici, ma non parliamo degli antibiotici, fermiamoci qua. Allora, eliminazione del metallo pesante. Allora, che cosa fanno? La vedete l'immagine a destra? L'ho voluta inserire. Effettivamente mi accorgo adesso che ho fatto delle slide molto cupe. Perdonatemi, ma vabbè, fa niente. Comunque l'immagine si vede, no? Questa donna che poi non è più donna, è una persona con una nebbia in testa. La famosa brain confusion, la brain confusion, no? La confusione mentale. Non ci ricordiamo più le cose, stiamo andando da una parte, a un certo punto non ci ricordiamo più cosa stavamo facendo. Da cosa è data? È data dal fatto che questi metalli pesanti si immagazzinano nei tessuti, soprattutto nel cervello, perché purtroppo, essendo molto piccoli, passano anche la barriera ematoencefalica e disturbano, diventano dei disturbatori dei classici processi biochimici che abbiamo all'interno del corpo. Quindi li rallentano o addirittura, cosa ben peggiore, vanno a mangiarsi, per esempio, vanno a chelarsi, come ho scritto qua, hanno un effetto chelante, inibizione funzionale, su altri minerali molto importanti, o addirittura su aminoacidi, o altri aminoacidi molto importanti che partecipano alla formazione, sono precursori di ormoni importanti. Sto parlando, per esempio, della serotonina o dopamina, fondamentale, quel 5% di serotonina che gira, nella nostra parte superiore del corpo, viene poi la sua formazione viene disturbata proprio da questi metalli, no? E quindi ci troviamo in questa situazione qui. Io ho portato la nebbia mentale perché? Perché la nebbia mentale poi è una cosa molto molto comune. Cioè, ti fa stare in una situazione, se stai a vedere, dove sei un po'. Non capisci che cos'hai perché non hai una malattia, non hai nulla, non hai la febbre, che poi in alcuni casi porta anche una lieve febbriciola, no? Leggera, leggera, o magari hai dolore ai muscoli o altro, non capisci da dove viene. Ecco, una tossicità elevata all'interno del corpo può portare a questo. Ecco, una delle tecniche di cura naturale più famose è la litoterapia, che è un metodo di cura naturale che praticamente utilizza l'azione delle benefiche pietre più o meno preziose. Non so se conoscete tante pietre, per esempio la zeolite è molto famosa, lo zolfo, la salgemma, oppure adesso vediamo cosa che mi può venire in mente. Ci sono delle sostanze molto, c'è una trittica molto interessante che va ad agire sulle eliminazioni. Ecco, quello non l'ho nominata perché è una marca, Marco, però effettivamente il Cellfood, che abbiamo presentato l'anno scorso qui, cioè in una diretta, se andate indietro, l'anno scorso abbiamo parlato proprio anche dell'azione che va
essere, che fa questa azione disintossicante da questi materiali. C'è un'azione molto interessante, non so se l'ho portata nelle slide, per esempio, della zeolite. La zeolite è una roccia molto, molto interessante per questa cosa. È una roccia cristallina vulcanica, un po' porosa, no? Che praticamente ha una carica elettrica negativa. In sostanza, permette di aspirare e neutralizzare gli ioni positivi. Diciamo che qui entriamo un po' nello specifico, però diciamo che una delle, tra l'altro non costa poco, la zeolite, e principalmente va a fare che cosa? A cablarsi, a legarsi, a metalli intossicanti come per esempio il piombo, il mercurio stesso, il cadmio. E quindi la combinazione della quale vi volevo parlare prima è, se volete poi iniziare a fare un 3 mesi, ma generalmente si fa un 20 giorni, possono bastare, poi dipende dal caso stesso, dal caso in sé, possono bastare 20 giorni, si può arrivare a 3 mesi. Interessanti sono l'alga clorella, che è per esempio oppure per esempio l'alga Klamath, utilizzata anche per contrastare le patologie neoplastiche, quindi i tumori, e il coriandolo e l'estratto di coriandolo. Molto interessante. Ok? Allora, sì, Marco scrive, però anche gli integratori sono rinchiusi nella plastica. Sì, effettivamente anche quello, quindi anche lì, cioè, siamo sempre lì. La miglior cosa è sempre quella di cercare di non andare in integrazione, ma di andare ovviamente su cibi naturali, anche perché sono più biodisponibili le sostanze. Non è tanto una questione poi solo di biodisponibilità, è proprio una questione di potenza nutritiva, ok? E anche il NAC è un buon detossificante per il fegato, l'NAC-cisteina, esattamente, l'NAC-cisteina è veramente fantastico. Ecco, ve l'ho scritta qua, vedete, l'assunzione regolare di coriandolo abbassa i livelli di intossicazione di piombo, mercurio e alluminio. Io qua vi ho riportato uno studio che voi potrete prendere su questo metodo su questo utilizzo del coriandolo, lo andate a vedere su PubMed. Sì, poi non si può non nominare, quando parliamo di detossificazione, il digiuno. Sul digiuno abbiamo fatto anche altre puntate, ne abbiamo parlato tante altre volte. In sostanza, qual è l'effetto del digiuno se non parliamo di dimagrimento, ma di detox? È proprio questo, che non ave diciamo che è l'autofagia, ovvero in sostanza l'organismo stesso inizia a mangiare tutto quello che è anche per produrre energia, inizia a mangiare tutto quello che trova, okay, nel proprio corpo. Quindi, come ho scritto qua, oltre ai grassi anche i tessuti degenerati. Per esempio, il digiuno fatto contro i parassiti, e utilizzando queste due piante eccezionali, l'artemisia e ovviamente la vitamina C, queste due sostanze eccezionali, ha un senso. Il problema dell'Artemisia, che è stata in mezzo a un casino di forse credo anche che sia stata tolta dal mercato l'Artemisia, però voglio dire, è utilizzata da un medico anche molto famoso, da dei medici molto famosi anche in Italia, come uno degli elementi più importanti per andare a curare proprio le patologie neoplastiche, che dicevamo prima. L'autofagia consuma anche massa muscolare, purtroppo è così, però si è visto che nel digiuno l'autofagia permette anche una sorta di ringiovanimento della cellula stessa. Quindi è vero che è catabolico il digiuno, però al tempo stesso si è visto anche avere un alto potere de de depurativo. Potete scegliere se farvi il digiuno ogni 3-4 mesi, di 2-3 giorni, dipende, è una pratica che si può iniziare ovviamente in modo semplice anche con un intermittente, okay? Con un digiuno intermittente dove c'è una restrizione calorica in alcune ore, quindi esempio il 16-8, per 16 ore non mangio, mangio soltanto in 8 ore.
E poi si può arrivare a fare addirittura i digiuni giornalieri, però diciamo che è un cammino che devo fare piano piano, non è un cammino che si fa subito d'amblè, anche perché poi bisogna vedere come il proprio corpo reagisce. Io ve ne ho messi qui, per esempio, che forse qualcuno di voi non conosce il Breuss, che utilizza lo sciroppo di Breuss, sono dei digiuni non totali, quelli lì. Per esempio, c'è un digiuno energetico dove si utilizza anche un beverone con sale, limone, pompelmo e miele, okay? Quindi non è un digiuno totale. Oppure una vecchia tecnica buona che ci tramandano alcune religioni è quella del Ramadan, dove faccio i 28 giorni di intermittente, fatto però al contrario. Noi generalmente tendiamo, non so, a finire la cena alle 7 di sera, e a mangiare all'una del giorno dopo, le nostre 16 ore sono passate. In realtà nel Ramadan queste famose 16 ore iniziano dalle 5 del mattino e terminano alle 21, ok? Tra l'altro, cosa che fa anche il mio cane, per esempio, il mio cane mangia poi la sera oppure la mattina presto, quindi non va a fare parecchio digiuno anche lui. Vi ho parlato anche dei digiuni di 3-4 giorni, oppure, bravo Marco, dimenticavo anche l'OMAD, One Meal a Day, praticamente un pasto solo al giorno. Ci può essere, io vi ho parlato del 16-8, potete fare anche il 24, ovvero 20 ore no, 4 sì. Lui ha scritto dieta OMAD, l'OMAD è praticamente un pasto solo al giorno. Potete iniziare col 16-8, poi trasformarlo in 24, potete farlo 2 volte a settimana, poi 3. Voglio dire, dipende. Sappiate che il digiuno è una tecnica, diciamo, depurativa davvero eccezionale. Pulizia dei reni. Quindi, la prima cosa che tengo a sottolineare quando si parla di detossificazione, la prima cosa da fare è sempre bene iniziare dalla purificazione dai metalli pesanti. Una volta finita quella dei metalli pesanti, vado a iniziare invece quella degli altri organi. Si può partire, per esempio, dai reni. E quando si parla dei reni, si parla anche tra reni e fegato, anche dell'eliminazione vera e propria dei calcoli, ok? Che i calcoli oltre alla famosa sabbina, no? Esiste il metodo Clark, molto famoso. Gli effetti di questo migliore a lungo termine sembrano essere quelli di questo metodo, eh? Agisce proprio sui depositi minerali ed elimina anche i parassiti. Queste sostanze vengono utilizzate, che vedete, all'interno di questo metodo che è ben scandito e ben preciso, alla fine della live, se volete e avete bisogno di essere seguiti all'interno di un percorso di questo tipo, mi potete contattare. Però il metodo Clark sembra essere il migliore. Utilizza l'ortensia, lo zenzero, l'ugorsina, la ciliegia nera, la vitamina B6, l'ossido di magnesio e la radice di regina dei prati. Questi sono gli effetti, che sentite di più. Ok, maggiormente. Il primo, soprattutto nei primi giorni, l'aumento della diuresi e ovviamente la defecazione. Ma la cosa più bella è proprio la schiena e i reni che si alleggeriscono. Purtroppo il famoso mal di schiena che a volte sentite tutti i giorni e o male, o male, o male, in realtà potrebbe essere un mal di schiena dovuto a una pesantezza renale. Ricordatevi che il rene non va sovraffaticato nemmeno bevendo troppa acqua. A volte si passa il messaggio che devi bere per purificare. In realtà, soprattutto la notte, verso le 6-7 di sera, bisognerebbe in teoria smettere di bere, o meglio, magari berti solo un bicchiere d'acqua, proprio per evitare la notte di andare ad ingolfare. Diciamo, non è che tanto ingolfare, a sovraeccitare un organo che poi al fegato potrebbe lavorare parecchio. Il fegato lavora parecchio di notte, quindi calcolate che c'è già una detossificazione naturale. Se ci andiamo a buttare altra acqua sopra, andiamo a creare un po' di problemi. La pulizia del fegato, invece, che cosa fa? Allora, aiuta ovviamente la detossificazione dell'organo, migliora la digestione che è la base della salute. Io ve l'ho detto, la digestione del fegato, scusate, la depurazione del fegato passa in primis ovviamente dall'esercizio fisico. Poi da questi famosi agenti importantissimi come per esempio il glutatione, molto famoso, le famose vitamine, la C, la E,
che vanno a contribuire a, diciamo, ad essere gli agenti antiossidanti principali. Calcolate che nel fegato tutte le sostanze che andate a introdurre, almeno la maggior parte, alcuni amminoacidi, per esempio la valina, l'isoleucina e la leucina stessa, non passano dal fegato, vanno subito direttamente all'interno dei muscoli e tessuto adiposo, ma la maggior parte degli amminoacidi passano da lì. Tutto il materiale di scarto, il bilancio azotato, l'ammoniaca, eccetera, eccetera, beh, subiscono delle prime degradazioni lì. I farmaci, idem, quindi la maggior parte di quelle di, cioè lì dentro veramente accade di tutto, lavora veramente H24. E, i vantaggi di fare una depurazione del fegato con il metodo Clark, li vedete qua, no? Veloce, efficiente, consente di osservare. Praticamente osservi vedendo come reagisce il proprio organismo, perché vi potete ritrovare poi la mattina, quando andate in bagno, a espellere direttamente proprio il calcolo, se c'è, se esiste, no? Allora, la dottoressa Clark dice che sarebbe meglio eseguire il programma di eliminazione dei parassiti in prima, in modo che il corpo sia in grado poi di scaricare i calcoli biliari. Opportuno sarebbe aver completato prima la pulizia dei reni, perché alcune particelle fini potrebbero essere assorbite tramite l'intestino e inserirsi nel circuito reni-urine, andando a sovraccaricare i reni stessi. Il massimo beneficio lo si ha se eseguita dopo aver fatto la pulizia dei metalli pesanti, i parassiti, i reni e l'intestino. Ok? Quindi c'è un po' un iter da seguire, proprio per questo motivo che vi ho scritto. Allora, nessuno ha sofferto di dolori dovuti alla migrazione dei calcoli, ci tengo a specificare questo, tutte le persone, nessuno ha sofferto di questo. La metà delle persone si lamenta dell'amarezza del sale amaro che viene utilizzato. All'inizio si possono avvertire un paio di giorni di nausea, ok? Passiamo a quella dell'intestino, ok? Io ve li sto passando un po' in rassegna. Perché? Perché ci sono questi metodi. Prevedono proprio, diciamo, possiamo stare qua veramente fino a domani mattina a parlarne, no? Ci sono determinate sostanze che si possono usare, sono tutte naturali, per esempio l'olio d'oliva, eh? Allora, un intestino che funziona bene permette una defecazione regolare, assolutamente priva di sforzo, senza stitichezza e diarrea. È questo il concetto, cioè il primo sintomo, senza stare lì a dire soffrirò o non soffrirò di dolori intestinali oppure sono in disbiosi, senza stare lì a pensare, a farvi troppi pensieri su quale esame dovete andare a fare, visto che nelle dirette ci viene chiesto spesso questa cosa, quale esame devo fare per vedere se ho un intestino in disbiosi, se ho un problema al colon, al tenue, eccetera, eccetera. Ascoltatevi. Allora, innanzitutto, se vi è stitichezza o diarrea, potrebbe esserci un problema. Il problema è che a volte ci sono persone che trascinano queste situazioni per anni e le fanno diventare una routine, che in realtà routine poi non dovrebbe essere, in teoria, no? Un'altra considerazione importante che si può fare su questo è che quando si preme l'addome, in teoria dovrebbe essere innanzitutto morbido dappertutto. Non ci dovrebbero essere zone indurite o organi interni contratti e non si dovrebbe provare dolore. Non so se fate mai caso, quando siete sdraiati, no? Vi sentite magari un po' gonfi, schiacciate in qualche zona e sentite dolore. In quel momento lì c'è un po' di infiammazione, in quel momento c'è qualcosa che non va. Allora, se sento il dolore, ovviamente l'intervento lo puoi fare con prodotti naturali per ripulire e rigenerare il microbiota, eh? Qui parliamo proprio di ecosistema, quindi microbioma. Posso fare clisteri, posso fare l'idrocolonterapia. Chiaramente, quando parliamo di idrocolonterapia e clisteri, si possono fare sia in casa, ma se è la prima volta che lo fai, vai dal medico e lo provi a proporre. Ok, con l'idrocolonterapia, in teoria, non si dovrebbe sentire fastidi o altro. Ci sono persone che hanno lamentato dei fastidi facendo l'idrocolonterapia, probabilmente non era fatta in maniera fatta come si deve, no? Diciamo. Che cos'è l'idrocolonterapia? È il lavaggio del colon che andrebbe in teoria preceduto da 2 o 3 giorni di dieta liquida.
ovviamente integrare con la con ovviamente dei probiotici eventualmente durante e dopo. Non è possibile fare una pulizia completa in una singola seduta. Fa male inteso come dolore. Allora, è totalmente indolore. L'unico che può essere causato dalle pressioni manuali che il terapeuta esegue sulla pancia per aiutare a staccarsi i residui del colon. Ok? Sì, è vero, anche l'osteopata può agire su questa cosa. Ovviamente, l'osteopata come va ad intervenire? Interviene sull'organo e va a stimolare, okay? Ma anche voi stessi, semplicemente effettuando dei movimenti circolari sulla mano, favorite il transito intestinale. È chiaro che basta. Qui si parla proprio di un intervento importante, no? Dall'esterno proprio per pulire il colon. Andrebbe fatta almeno una o due volte all'anno. Allora, che metodi ci sono per pulire gli occhi invece? Allora, perché l'occhio viene un po' bisfrattato perché poche persone magari soffrono di problemi agli occhi, no? Allora, ci sono qui delle tecniche particolari. Allora, la cipolla non è che basta tagliare la cipolla che mi si puliscono gli occhi. In realtà, esiste una tecnica particolare, no? Che poi magari vi dico che ce l'avevo, me l'ero scritta da qualche parte, è molto interessante. Allora, il palming è praticamente consiste nell'appoggiare praticamente la testa sul palmo della mano, incroci le dita sulla fronte in modo tale che le mani praticamente ti coprano gli occhi ma lasciano libero il naso, no? A quel punto le mani ti appoggiano, le metti sulle zigome, sull'arcata. E prima di appoggiarsi sulle mani, ti conviene fare o distrofinare proprio in modo vigoroso l'una sull'altra, ok? Facendo un po' di calore, no? Tra le due mani. A quel punto, le palpebre non sono schiacciate, ok? Sono libere e ricevono una sorta di calore benefico, ok? Che cosa permette questo agli occhi di fare? Di riposarsi, di rigenerarsi, ok? Quindi non è che è non è che è proprio una pulizia, ma è una sorta di rilassamento. Che puoi fare, per esempio, magari quando sei stato per tanto tempo a computer. Okay? Questo può essere una cosa molto interessante. Okay? È praticamente questa, la stessa posizione che si utilizza per la pulizia che fai con la cipolla. Okay? Ecco, volevo aggiungere anche il discorso che molto più utile, molto meglio se lo abbini al sunning. Il sunning è praticamente stare al sole, se ci riuscite, per un quarto d'ora con gli occhi chiusi. Okay? Questa esposizione può essere una cosa interessante. Poi c'è quelle che vendono in farmacia, la pompa che lava l'occhio. Okay? Io non vi ho portato le altre pulizie, per esempio quella del naso, perché diciamo che se no non ce la caviamo più. Vi porto magari quella della cipolla. Allora, tagli una fettina di cipolla fresca, praticamente la stropini nella parte inferiore del palmo delle mani, l'una contro l'altra, e poi metti proprio le mani come ti ho detto prima, ok? Tenendo in questo caso però gli occhi aperti, ci rimani mezzo minuto in questa posizione. Ovviamente inizierete a piangere tanto, però in questo momento potete poi, dopo sentirete proprio che gli occhi si puliscono, io l'ho fatto anche altre volte, e che il pianto praticamente trascina via tutto. Questo può essere molto, una cosa molto molto utile e ci metti in meno di 1 minuto, quindi proprio poco poco poco. Questa pulizia dell'alito, ci sono tanti modi per pulire l'alito, ok? Allora, vabbè, l'acqua ossigenata, in sostanza, beh, con l'acqua ossigenata devi prendere praticamente l'acqua ossigenata, proprio quella che ti vendono in farmacia, quella per disinfettare le ferite. Dopo ti lavi i denti, poi prendi praticamente in bocca un piccolo sorso, e fai proprio degli sciacqui, ok? Fai circolare proprio l'acqua tra i denti. Le prime volte fai le operazioni, per esempio, 2 o 3 volte in un'oretta, ok? Una fai ogni 20 minuti.
ed è così uccidi anche i parassiti e impedisci loro di riprodursi, ok? Non abbiate paura di mettere l'acqua ossigenata in bocca, non succede niente. Tra l'altro, l'acqua ossigenata che viene anche prodotta poi, che è un elemento ossidante che produce il nostro corpo, è acqua con un po' più di ossigeno dentro, quindi nulla di più. Poi la puoi fare, per esempio, con il sale, con l'olio di semi di girasole, con le soluzioni all'1% di acetato di zinco. Può essere utile questa cosa farsela preparare direttamente in farmacia, oppure lavare i denti con il sale marino. Allora, vediamo cosa ho inserito anche. Ecco qua, ecco, ho inserito anche l'olio essenziale di menta piperita. Tra l'altro, se ci fate caso, la inseriscono anche dentro i dentifrici. Perché non ho messo il dentifricio? Perché il dentifricio, vediamo se qualcuno, il dentifricio purtroppo ha dentro qualche metallo pesante, ha dentro delle sostanze che vanno poi a essere tossiche per il nostro corpo, in realtà. So che qualcuno di voi non lo sa, in realtà è così. La pulizia della pelle, so che qua siete già un po' più esperte, però per la pulizia della pelle abbiamo, non so se lo conoscevate, i fondi di caffè, ovviamente l'argilla sicuro, il bagno salato sicuro, infatti quando andate al mare che pelle vi viene, i massaggi connettivali puliscono la pelle, fanno proprio un effetto drenante alle scorie, e la borace in polvere che è un minerale. Un po' particolare. Allora, la pulizia del sangue. La pulizia del sangue, come andiamo a farla? L'andiamo a fare in 10 giorni con una particolare tecnica. Ecco, guarda, Marco, ho scritto acqua e bicarbonato. È interessante degli studi come il bicarbonato vada poi a essere anche un agente importante. Se vado ad agire sulla famosa acidosi, ma lì magari poi facciamo una puntata a sé proprio sul bicarbonato, veramente. Allora, pulizia del sangue: i primi 3 giorni andiamo a consumare verdura cruda con olio di germe di grano e sale marino integrale, più del pane integrale e il tè banca, non so se lo conoscete. I giorni successivi inseriamo piano piano, ecco, solo questo, cioè, quindi 3 giorni non vi aspettate altro, solo questa roba qua. Nei 3 giorni successivi, cereali integrali, tipo grano saraceno, segale, riso, lasciandoli magari ammorbidire per 8 ore, ok? E pane spalmato con tahin e l'acio e il miso. Non so se li conoscete, credo che qualcuno di voi già li conosca. Dopo i primi 7 giorni, iniziamo a inserire ovviamente cibi non industriali, in teoria. Quando avete e vi fate magari il pH sulle urine, il pH acido, vi va a riportare questa dieta, questa particolare dieta, vi va a riportare le urine a un pH ideale, ok? Quindi il pH sanguigno e il pH vena non sono poi strettamente correlati. Nella verdura si può mettere olio d'oliva nei primi giorni? Sì. L'olio d'oliva direi di sì, occhio a non eccedere però, L'olio di germe di grano ha molte più proprietà. Pulizia dei polmoni. Allora, per la pulizia del sangue, certo, Rosa, per la pulizia dei polmoni, interessante sono questi tipi di respirazione. Ovviamente la meccanicità aumenta la dilatazione del diaframma. Sul diaframma potremmo stare a fare una diretta intera. Perché ve lo dico? Perché se io vengo a vedere i vostri diaframmi, la maggior parte degli diaframmi delle persone sono particolarmente poco elastici, bloccati o altro, un po' dovuto alla postura, un po' perché lo stress quotidiano lo andiamo ad accumulare a livello muscolare o sul diaframma, che ne fa le spese, oppure sui trapezi, quindi sulle spalle, proprio per quello che avete magari dei fastidi, vi viene quel famoso torcicollo, oppure avete questa sensazione di dover fare sempre il respirone, no? Il respirone potrebbe venire fuori dal fatto che respirate male durante il giorno, ma ormai siete in quella condizione, non vi rendete più conto. In realtà siete in una condizione silente di ipossia che vi porta a una ridotta ossigenazione. Quindi cosa si fa?
La respirazione diaframmatica che io insegno anche a fare ad autofarsi, ok? Proprio per gonfiare con la respirazione paradossa, gonfiando la parte centrale del corpo, va ad alzare quindi la zona del diaframma, cercare di utilizzarlo, faccio anche una sorta di massaggio al muscolo stesso, abbassando e quindi cercando di scomporre la respirazione diaframmatica da quella toracica. Ok? Il respiro forzato e poi un respiro particolare del Deven Healing. Ok? Ovviamente, io che cosa vi consiglio personalmente? Innanzitutto, una cosa stupida, stupida, potete già fare anche stasera, e magari vi ricordate questa cosa e direte: cavolo, però io sto facendo questa respirazione, in realtà. Mi fa realmente bene. Allora, uno dei momenti dove si vede che stiamo in sostanza respirando male è a cena o a pranzo. Ok? Quindi, cosa si fa? Prima di pranzare o di cenare, si fanno 5 respiri profondi, molto profondi, cercando di immagazzinare più aria possibile, buttando fuori più aria possibile. 5 non forzati. 5 in modo sereno. Un'altra tecnica che utilizzo io nei miei protocolli di lavoro, che è veramente una bomba, è la tecnica della respirazione di Wim Hof. Tra l'altro, io ho fatto anche su YouTube questa tecnica che è privata, che do solo chi segue i miei protocolli, cioè l'ho creata, prende spunto dalla respirazione di Wim Hof, ma io ho creato proprio il file che 10 minuti. Vai a fare 3 cicli respiratori dove mandi che vai in alcalosi e poi vai in acidosi. Che cosa fa questo? Veramente ossigena parecchio tutto il corpo. Tra l'altro, visto che prima ho visto che ha commentato Manuela, proprio ieri ne parlavamo con lei dei benefici fantastici che ha questa respirazione fatta al mattino, fatta prima di allenarsi, anche dopo l'allenamento va a riequilibrare proprio il sistema nervoso autonomo, l'ortosimpatico e il parasimpatico. È davvero fantastica. Lo metto sempre anche prima della doccia fredda, della doccia gelata, e per sfruttare i benefici del freddo. Questo è l'unico modo che abbiamo reale per pulire il sistema linfatico. Esistono i massaggi per favorire il drenaggio linfatico, quello è vero. Quando io do il movimento, tendenzialmente in chi ha problemi del sistema linfatico negli arti inferiori, tendo poi a dare degli esercizi decongestionanti, ok? Oppure dei protocolli di allenamento in PHA, Peripheral Earth Action, che vanno praticamente a spostare il sangue da giù a su. Quindi chi soffre di problemi agli arti inferiori, non tanto di ritenzione vera e propria, ma proprio problemi di blocchi linfatici, dove c'è un accumulo di tossine, consiglio sempre questi protocolli qui in PHA perché spostano sangue da su a giù in modo repentino e soprattutto sconsiglio la corsa, quindi meglio una bike, meglio la bicicletta da sdraiato, le classiche recline che vedete in palestra oppure quelle da casa semplicemente perché non vanno a comprimere gli arti inferiori. Non c'è per pulire il sistema linfatico l'esercizio fisico. È sempre in testa a tutto. Quindi è veramente esistono dei drenati che aiutano la diuresi, che aiutano anche la detossificazione, aiutano a scaricare la ritenzione, come per esempio la bromelina, è una sostanza dell'ananas molto famosa, che è antinfiammatoria, eccetera, eccetera, l'altra che non mi ricordo, mi sembra la curcuma, molto interessanti, no? Però, diciamo che l'esercizio e soprattutto l'esercizio della pompa plantare, che è quello dove stai sdraiata contro il muro e metti i piedi, ovviamente senza scarpe, contro il muro a gambe piegate, facendo delle piccole pressioni, il piede facilita diciamo il decongestionamento che può essere anche facilitato ovviamente e che devi sfruttare quando hai indossato per esempio per tanto tempo i tacchi o quando arrivi a casa per esempio con le gambe pesanti.
Un'altra cosa interessante che si può dire su questo è che chi soffre di più di questo problema agli arti inferiori del sistema linfatico, chi fa dei lavori da fermo in piedi. È pazzesco, le persone che mi arrivano, che per adesso dico dei lavori, per esempio, come il parrucchiere, ok? Quei lavori lì, oppure lavori dove stai addirittura anche sui tacchi, tanto veramente sono particolarmente inficianti sul sistema linfatico. Però un buon esercizio tutti i giorni può essere una buona idea per andare a contrastare. Io vi ringrazio, ok? Questi sono i contatti se volete approfondire tutto il discorso. Io adesso esco da qui, cerco di rientrare dove ero prima, vediamo se ce la faccio. Come valuti l'esperienza con Canva? Direi che è andata bene. Allora, vediamo se riesco a rientrare io. Opla. Sì, sono qua. Eccomi qua. Eccomi qui. Ok. Ecco. Allora, spero che vi sia piaciuta questa live. Se avete delle domande, magari ancora 5 minuti rimaniamo. Non sono entrato nello specifico dei vari metodi perché ci sarebbe da fare un'ora per ogni metodo. Proprio per spiegarlo nei minimi particolari. Vi ripeto, se volete delle delucidazioni ne possiamo parlare poi in privato. Se avete senza cose, se, grazie, senza cose, molto, cose molto interessanti e utili. Sì, grazie anche a te. Dico, ci sono tante cose che si potrebbero dire. Possiamo parlare una volta del metodo Clark, molto interessante. E ho cercato di farvi un quadro generale partendo dal punto, dalla cosa più importante, secondo me, per la detossificazione. Ve l'ho detto, il movimento. Quando pensate al movimento, pensate all'esercizio fisico, non pensate a qualcosa di particolarmente impattante. Quindi non pensate a qualche allenamento che vi porta in acidosi, tipo gli allenamenti in acido lattico, ma pensate a delle camminate. Più il corpo si muove, più diciamo il sangue gira. Okay? Anche il sistema linfatico evita dei blocchi. Quindi cos'è che crea dei blocchi? Ovviamente il rimanere fermi nello stesso punto ogni volta. Okay? Poi l'attenzione al cibo è importante. Nessuno deve vietarvi però di non mangiare qualcosa per forza perché vi è dentro quello e cercate di mangiare un po' di tutto, cercate di fare dei cicli durante l'anno, magari di eliminazione di questi famosi metalli pesanti. Sul discorso intestino, potrebbe essere interessante, Lisa. Che cosa ne dite se facciamo una diretta sul metodo Clark della dottoressa? Perché Lisa ci dice ci interessa che si approfondisse il metodo Clark per la pulizia dei reni. Sì, perché fondamentalmente mi arriva in modo molto comune persone con problemi alla colecisti oppure problemi di. Non alcolicisti, scusate, con problemi legati alla sabbiolina renale che dà parecchio fastidio oppure addirittura ai calcoli. E quindi si potrebbe andare ad approfondire. Kraut, kefir per tenere in forma l'intestino? Di certo sì. Beh, chi non assume il kefir, io consiglio addirittura il kefir, quello fatto con l'acqua, che potrebbe essere un'ottima idea. A stomaco vuoto la mattina, veramente fantastico per l'intestino. So che non vi piacciono i crauti, provateli però, perché magari potrebbe essere che magari, che ne so, vi possano piacere, non vi piacevano in un particolare momento della vita. Vi stavo dicendo prima, ho iniziato la diretta parlando della tisana che stavo bevendo, che magari che tempo fa non avrei mai bevuto. Questo perché? Perché con gli anni ho notato che cambia la palatabilità in relazione anche a quello che utilizzi, che vai a mettere in bocca. Quindi io scommetto che c'è qualcuno tra di voi alla quale è capitata questa cosa, ovvero che andando per esempio a ridurre progressivamente la quantità di zuccheri introdotti durante la giornata, vada a diminuire la necessità del desiderio dello zucchero, per esempio nel caffè. A me è successa questa cosa. Angela scrive: io soffro di mal di schiena. Ha detto che i reni potrebbero essere in parte responsabili. Mi potrebbe interessare l'argomento. Guarda, Angela, si potrebbe fare addirittura un argomento. Io ho fatto una diretta una settimana fa su Instagram con un posturologo, un amico posturologo molto interessante, sul legame viscerale che vi è tra nutrizione e postura. C'è da dire che il mal di schiena
e può essere tutto, può essere niente. E è molto interessante approfondire questa cosa perché? Perché il dolore alla schiena molte volte può essere dato da un intestino in disordine, ok? Oppure si pensa che sia l'intestino, in realtà potrebbe essere invece un problema posturale. Quindi è un discorso un po' particolare. Chi tratta questa cosa? La tratta in modo approfondito l'osteopata. Quindi, per intervenire e capire quel mal di schiena a cosa è dovuto, serve un kinesiologo clinico, tipo me, ti faccio l'esempio, un osteopata e poi sicuramente un nutrizionista. Okay? Potrebbero essere tre figure che andando a fare tre visite, lo so che sono tre visite, però arrivi a capo di tutto questo. Okay? Perché il mal di schiena cioè, dovete capire che tutto quello che abbiamo nella parte centrale del nostro corpo, il nervo vago stesso, sono tutti estremamente attaccati. Quindi i riflessi viscerali, i vari nocicettori che sono i responsabili del dolore, no? Sono poi, se stiamo a vedere, danno dei segnali, le infiammazioni intestinali danno dei segnali di dolore. Che si propagano non hanno una propagazione a, per esempio, mi fa male il bicipite qui, allora qui c'è il problema. Hanno una propagazione ramificata. È proprio per questo che spesso avvertiamo dolore alla schiena quando vi è un problema gastrointestinale. Cioè proprio c'è una propagazione del dolore. Quindi è una cosa molto interessante da approfondire. Il mal di schiena, ti ho detto, potrebbe essere tutto, potrebbe essere niente. Potrei guardarti e vedere la postura che mantieni e dirti: un kinesiologo ti direbbe, Angela, quanto i tuoi addominali sono forti, il tuo core, la parte centrale del corpo, quanto è forte, oppure il tuo iliopsoas, come scrive giustamente Marco, o il tuo piriforme, che sono due muscoli un po' fingardi. L'iliopsoas è un muscolo profondo che attraversa dalla colonna e passa, è un muscolo profondo che fa origine sulla colonna e scende in sostanza sul trocantere, sul femore, e quindi fa un effetto attirante, un effetto che potrebbe essere responsabile, no, del male, oppure il piriforme stesso, ecco, addominali forti. Zero. Guarda, io quello che ti dico in questo caso è mi è successo con persone con problemi che pensavano di avere problemi intestinali, che hanno iniziato a fare un po' di esercizio fisico e nel contempo una serie di esercizi per rafforzare la parte centrale del corpo che sono andati a posto, proprio perché mancava tonicità nell'addome, che ricordiamo non solo è quella cosa bella da vedere quando ti fai la foto dove vedi i quadratini, ma va a sostenere la colonna da un lato e dall'altro va a essere un contenitivo dei visceri. Tant'è che se vi sentite gonfi, iniziate a fare sport, vi sgonfiate, al tempo stesso il lavoro muscolare che state facendo vi fa da contenitivo, quindi vi sentite proprio più sostenuti e con meno dolore anche. Una scoliosi accentuata in zona lombare può determinare problemi intestinali, certo che sì, certamente. Poi bisogna vedere anche questa scoliosi, se è una scoliosi o un atteggiamento scoliotico, quindi se è una scoliosi è un dismorfismo, se è un atteggiamento scoliotico è un paramorfismo. Quando parliamo di paramorfismo, la situazione si può mettere a posto di più. La scoliosi in realtà è un po' più difficile da contenere, poi bisogna vedere quanti gradi, ok? Ricordatevi che l'intestino è dentro un'impalcatura. L'impalcatura è data dai muscoli, dai legamenti e dalle articolazioni. Quindi anche lì bisogna stare a vedere tante cose. Però, vi ripeto, è tutto estremamente correlato. Anche la rotazione del bacino, sì, anche la rotazione del bacino. Perché mi è scritto, vedo che Angela ha scritto, c'era protrusione discale. Ma non è detto che sia altro, mi riconosco in tanti sintomi e problemi, avrei bisogno di una revisione. Semplicemente, Angela, puoi fare così: parti da un digiuno. Il digiuno mette un reset, è già un buon reset che fai per non sapere né leggere né scrivere. Ok? Quindi parti dal digiuno,
E poi cerca di capire, parti con una serie di esercizi di mobilità, io partirei così, se c'è una contusione discale, e serie di esercizi di mobilità e esercizi che danno stabilità al bacino. Attenzione che non sono gli addominali, gli esercizi per gli addominali, sono per esempio un plank, ma anche lì se fai il plank fatto male, poi rischi di farti male, no? Però farei questa cosa, metterei a posto con il digiuno e vedrei come vanno le cose. E poi, come diceva Marco, ci sono degli elementi tipo per esempio il kefir e la verdura cruda. La verdura cruda prima di mangiare aiuta parecchio a mettere a posto. E poi vedi che cosa che succede. Cioè, può essere, ripeto, possono essere tante cose. Non andiamo a cercare il perché, ma cerchiamo di muoverci e fare qualcosa per alleviare queste cose, no? Se non funziona da una parte, funziona dall'altra. Alessandra, io vado domani dal neurochirurgo, un mese a letto con la schiena e sciatalgia, e sono arrabbiatissima perché non posso fare più nemmeno un piccolo esercizio. Dal neurochirurgo addirittura. Allora, l'intervento che puoi fare con l'esercizio su una cosa di questo tipo è quando non vi è dolore. Io farei degli esercizi durante il giorno, comunque per quello che riesci a fare. Perché? Perché il problema più grande di queste infiammazioni, per esempio la sciatalgia, è che ti rendono invalida dal punto di vista motorio e quindi ti impediscono di muoverti. Credetemi che 20 giorni a letto è tantissimo per il corpo, c'è una riduzione proprio della mobilità, della tonicità del muscolo stesso, dell'atrofia muscolare, che porta a una sarcopenia precoce, che porta a un'osteopenia. Quindi, più riesci a muoverti, anche se riesci a fare dei movimenti piccoli, falli comunque, perché devi contrastare questa cosa e metticela tutta. Ti auguro anche una buona visita domani. Allora, ci siamo, dai, non vedo più domande. Io spero di avervi dato qualche spunto interessante su tutto questo. Ci vediamo il martedì prossimo. Giovedì abbiamo un'altra live interessante, però questa volta nel gruppo. Andiamo a vedere, se state in linea, vi dico subito su di cosa parleremo per giovedì prossimo. Allora, scrivo, ho sentito parlare di kefir fatto con acqua. Di che si tratta? Oggi ho preso kefir di latte, semplicemente lo puoi fare, ci sono le ricette, il kefir con l'acqua, ok? Meglio perché il latte, alcune persone, allora in generale sul latte ci sarebbe anche da star lì, meglio con l'acqua, ok? Per mettere a posto l'intestino, perché ci sono persone che con il latte non vanno molto d'accordo, ok? Non siamo fatti per digerire il latte dopo i primi anni di vita. Allora, domani è, scusate, giovedì dovrebbe essere il 6 maggio, se non sbaglio, abbiamo gli esercizi per ridurre i dolori e le rigidità. Pensa un po'. Trovo in rete le ricette, vediamo se ne trovo qualcuna di interessanti. Te la mando e poi te la metto qua sotto, Angela, per fare il kefir con acqua. L'avevo trovata una volta, adesso non mi ricordo. Però la trovi sì in chat, l'avevo trovata sul web di sicuro. Volevo dire un'altra cosa, l'ultima. Allora, se non ho sbagliato a guardare gli esercizi per ridurre i dolori e le rigidità, ne parliamo giovedì. Guarda caso, proprio parliamo di una cosa che stavamo raccontando adesso. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a quest'ora, vi auguro una buona cena. Se volete approfondire il discorso, ci contattate in privato. Spero di avervi fatto un quadro generale. Prendo in considerazione l'idea di andare a fare, ecco qua che vedo che Marco ci ha subito dato un bel link, di andare a fare una diretta sul metodo Clark, ok? È molto interessante, molto molto molto. Dobbiamo starci per un po' di più. Grazie, grazie, grazie Antonella, grazie a tutti voi. Vi trovate Marco che gentilmente nei commenti, io sono proprio per la condivisione, ti ringrazio molto Marco di averlo fatto, la condivisione degli intenti e dei link in questo caso, che ci ha condiviso una ricetta per fare il kefir di acqua, ok, vegano, proprio perché non vi è latte. Buona serata a tutti, ci vediamo domani mattina allo studio del giorno.